Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale. Oggi torniamo a parlare di The Sims e lo facciamo con una lunghissima e insolita chiacchierata dove andremo ad analizzare la timeline del gioco. Per farlo però ragazzi dobbiamo abbandonare la serie principale e concentrarci sulle famiglie presenti nel gioco. The Sims ormai ci fa compagnia da più di 20 anni e tutti i capitoli sono collegati fra loro, o almeno i primi tre lo sono. E per cominciare questo viaggio abbiamo però bisogno della famiglia più famosa e chiacchierata dell'intera saga. Eh sì ragazzi, sto parlando proprio di loro. Cominciamo a parlare della famiglia Alberghini. Gli Alberghini ragazzi ci fanno compagnia fin da The Sims 1 e nascondono all'interno della loro famiglia davvero tantissimi segreti e misteri. Ma andiamo con ordine, partiamo da The Sims 1. Su The Sims 1 la famiglia Alberghini è composta da 3 membri. Abbiamo Maurizio Alberghini, che in inglese si chiama Mortimer. Abbiamo Daniela Alberghini, che sarà il fulcro della nostra storia, che in inglese si chiama Bella Goth. E la loro figlia, in realtà si chiama Martina, ma in inglese viene chiamata Cassandra. Fin qui ragazzi niente di strano, gli Alberghini sono una famiglia giocabile come tante altre presenti su The Sims 1. Padre, madre e figlia. Dalla descrizione della wiki sappiamo solo che vivono in una casa gotica. Abbiamo il nostro Maurizio, che è uno scienziato pazzo ed è molto attratto dal sovrannaturale. Abbiamo come descrizione della nostra Daniela il fatto che è una bellissima sim. E abbiamo come descrizione di Martina il fatto che è un piccolo genio e che quindi studia in una scuola privata ed è brillante, eccetera eccetera. Niente di che. Arriviamo quindi a The Sims 2. Gli Alberghini tornano nel secondo capitolo della saga, però ci sono delle differenze. Infatti la famiglia Alberghini è composta dal padre, dal nostro Maurizio che ormai è anziano, dalla nostra Martina che ormai è adulta ed è in procinto di sposarsi con Don Lotario, e da un nuovo membro, suo fratellino, ovvero il secondogenito, Alessandro Alberghini. E Daniela? Beh, in realtà Daniela non è presente nell'unità familiare. Daniela è scomparsa e quindi purtroppo ritroviamo un nuovo Maurizio Alberghini invecchiato anche dal dolore, una figlia che è cresciuta con l'amarezza della scomparsa della madre e un figlio che non l'ha mai conosciuta perché è scomparsa dopo la sua nascita. Tutto quello che sappiamo di questa famiglia è che il nostro Maurizio sta cercando di rifarsi una vita con la bellissima Dina Caliente, mentre il piccolo Alessandro sta studiando in una scuola prestigiosa ed è un piccolo genio come la sorella. Tutto fila liscio come l'olio, a parte la disgrazia che ha colpito la famiglia. Sappiamo però che sono passati 25 anni dal primo capitolo, quindi abbiamo già cominciato a tracciare la nostra linea temporale. The Sims 2 è quindi ambientato 25 anni dopo The Sims 1. Arriviamo quindi a The Sims 3 e qua comincia a delinearsi un discorso che ci permetterà di fare tantissime teorie e congetture durante il video. Ritroviamo infatti anche qua gli Alberghini. Il problema è che troviamo i loro antenati, mettiamola così, perché troviamo la nostra Daniela e il nostro Maurizio che sono bambini. Infatti Daniela porta il suo cognome, ovvero il cognome di nascita, che è Bianco. E i due bambini però si conoscono, sono migliori amici e hanno la stessa età. Infatti se noi controlliamo hanno la stessa età e mancano gli stessi giorni per il passaggio d'età. Quindi in questo caso The Sims torna nel passato. Ci troviamo nella Sunset Valley, che 50 anni dopo diventerà Bella Vista in The Sims 2, e i due bambini appunto si conoscono, sono amici e ben presto, o meglio da grandi, si fidanzeranno, si sposeranno e avranno una famiglia. Quindi ricapitolando, The Sims 3 è ambientato 25 anni prima di The Sims 1 e 50 anni prima di The Sims 2. Tutto fila liscio come l'olio. Voi ora vi starete chiedendo, ma The Sims 4 cosa c'entra? Fidatevi ragazzi, ci stiamo arrivando e ben presto capirete il succo del discorso. La risposta di tutto ciò non è certa, perché dobbiamo partire dal presupposto che ci possono essere tantissime variabili, tantissimi motivi che hanno spinto qualcuno a rapire Daniela. Può essere un qualcuno piuttosto che qualcun altro, tanto che nella wiki viene riportato anche come sospetto Maurizio, ovvero suo marito. Quindi in realtà non abbiamo la certezza di ciò che è successo, dobbiamo teorizzare un po' di cose, ma pian piano arriveremo al dunque. Sappiamo infatti che la nostra Daniela Alberghini è stata avvistata l'ultima volta insieme a Don Lotario mentre scrutavano il cielo stellato, al telescopio, una situazione un po' particolare, ma io vorrei spostare l'attenzione su di lui. Parliamo infatti di questo Don Lotario, che io per comodità chiamerò Don Giovanni, perché ha la sindrome di Brooke di Beautiful. Infatti vuole farsi una famiglia, ma addirittura riesce a farsene due. Infatti la sua prima relazione è con Nina Caliente, poi passa a sua sorella Dina. Una svista ragazzi, non c'è niente di male, capita a volte che qualcuno sbagli l'iniziale del nome un attimo e quindi è giustificato il fatto che si è fatto due sorelle. È stata anche confermata una piccola relazione con la nostra Daniela Alberghini e quindi siamo a quota 3, e anche con un'altra sim che si chiama Cecilia, quindi siamo a quota 4. Questo Don Lotario davvero non ha limite, ma soprattutto sta per sposare, vi ricordate? Eh sì, sta per sposare Martina Alberghini, quindi in realtà si è fatto madre, figlia e praticamente tutto lo scenario. Sappiamo inoltre che Don Lotario ha cercato di sedurre la nostra Daniela e che è stato rifiutato. Questo potrebbe aprire il campo delle teorie e delle speculazioni, anche se non sappiamo bene con certezza
certezza cosa sia successo, però proviamo a fare delle ipotesi. Ipotesi 1. In pratica la nostra Daniela viene trascurata dal marito, che vi ricordo Maurizio, uno scienziato, quindi ha una piccola scappatella con Don Lotario. Però ovviamente si rende conto dell'errore fatto e vuole tornare dalla famiglia, quindi lo rifiuta e lui per tutta risposta la fa sparire. Prima ipotesi, tranquilla, macabra ovviamente, ma in realtà abbastanza logica se ci pensate. Ipotesi 2. Partiamo da dati oggettivi. Sappiamo infatti che le Caliente si sono trasferite a Bella Vista lo stesso giorno della scomparsa di Daniela Alberghini. Un po' buffo, eh? Strana come coincidenza. Qua però ragazzi c'è un'incongruenza da parte degli sviluppatori, perché se noi giochiamo con Daniela scopriamo invece che lei le conosce, magari non di persona, magari è stato Don Lotario a parlare di loro. Quindi in realtà probabilmente loro sanno di Daniela, l'hanno voluta far sparire, quindi GG, abbiamo la seconda ipotesi e tutto fila liscio, perché in teoria anche questo ha un filo logico. Ipotesi 3. Ho lasciato in sospeso un piccolissimo dettaglio, ragazzi. Infatti scopriamo su The Sims 3 che la nostra Dina Caliente, la stessa con i quali il nostro Maurizio sta intrattenendo una relazione, è in realtà vedova. E suo marito sapete chi era? Luca Bianco, ovvero il fratello maggiore della nostra Daniela Alberghini. Quindi in realtà sappiamo anche che la fama della nostra Dina è quella di sciupa uomini e sta cercando in realtà l'eredità del nostro Alberghini. Quindi se vediamo i suoi tratti vediamo appunto che lei ha intrattenuto tantissime relazioni per i soldi in realtà, non perché è innamorata di qualcuno. E questo è un bel profilo psicologico. Quindi perché non far sparire la nostra Daniela e buttarsi a capofitto su Maurizio per prendere il suo patrimonio se anche non lo ama? Mi sembra giusta come ipotesi, quindi siamo già a 3. Ipotesi 4. Stavolta ragazzi andiamo oltre i dati di gioco. E stavolta il nostro Maurizio a far sparire sua moglie, probabilmente pagando Don Lotario, visto che lui conosce le sorelle Caliente e in realtà le conosce perché loro hanno delle peculiarità che vedremo più avanti. Quindi in realtà è sua la colpa e del marito stesso a far sparire sua moglie. Ipotesi ancora più macabra, ma ragazzi capite bene che dobbiamo fare tantissime supposizioni. Ma finora ragazzi ci siamo concentrati solo sul motivo, sul perché della sparizione di Daniela. Abbiamo fatto tantissime ipotesi, ma siamo ancora molto molto lontani dalla verità. E se il perché è interessante, il come è assurdo ragazzi. Siete pronti? Cominciamo una parte un po' particolare di tutta la faccenda. Quindi, come scomparsa Daniela Alberghini? Daniela Alberghini è stata rapita dagli alieni. E voi direte, com'è possibile che si parli di alieni? Abbiamo fatto delle ipotesi un po' logiche, un po' più terra-terra, qualcosa di terrestre, non di sovrannaturale. Vi ricordo lo stesso sovrannaturale dal quale il nostro Maurizio è bello bello attratto secondo la dichiarazione della Wiki, quindi tenete a mente tutte queste cose. Tenete a mente anche che la Wiki dice che il nostro Maurizio è un papabile responsabile della sparizione di sua moglie, questo avrebbe senso, e soprattutto potrebbe anche essere il risultato di un esperimento andato male. Il nostro Maurizio è andato oltre con i suoi studi, magari ha scoperto delle cose che non doveva scoprire, o magari ha scoperto delle società aliene che abitano il nostro universo, e quindi magari la sparizione di sua moglie è una sorta di conseguenza di tutto ciò, potrebbe anche essere. Possiamo fare anche altre ipotesi, magari si è innamorato di un'aliena, o magari la follia dello scienziato ha preso il sopravvento e magari ha venduto sua moglie per il bene superiore della scienza, chi lo sa. Vabbè, allora a questo punto abbiamo tutto, sappiamo che il nostro Maurizio ha fatto, venduto, o magari si è innamorato di un alieno, quindi tutti gli altri non c'entrano niente. Voi gli starete chiedendo quindi cosa c'entrano Don Lotario e le sorelle? Ma in realtà ragazzi c'è qualcosa di molto molto strano, perché se noi andiamo a spulciare il loro albero genealogico scopriamo che il loro nonno è stato inseminato niente poco di meno che da un alieno. Quindi in realtà loro sono ibride, sono per metà aliene, e questo cambia le carte in tavola, perché appunto cominciamo a mettere fuoco e altri elementi al nostro mistero. A questo punto il mistero si infittisce, potrebbero essere loro in combutta con Don Lotario a far sparire Daniela per svariati motivi, quelli che abbiamo visto prima o magari degli altri, chi lo sa. Quindi ora sappiamo il come Daniela Alberghini è sparita da questo mondo, in pratica è stata rapita dagli alieni per diverse ragioni che possono essere quelle dette prima o magari degli altri, e gli sviluppatori hanno anche fatto delle interviste a Daniela Alberghini e si attesta, secondo le fonti ufficiali, che lei si è ritrovata in un altro quartiere di The Sims 2, ovvero Stranizia. Infatti in The Sims 2 è presente Daniela Alberghini, assolutamente, non si può giocare con lei a meno che non si utilizzino i trucchi, ma la troviamo a Stranizia. E la cosa particolare, qua ragazzi cominciamo ad entrare nel campo delle congetture, non è l'unica. Infatti in The Sims 2 sono presenti due Daniela Alberghini, una Stranizia e una Bella Vista. Qui ragazzi stiamo parlando di cloni, e il concetto di clone è alla base di tutta la nostra
teoria. Sappiamo infatti ora che ci sono due Daniele Alberghini in The Sims 2, una Bella Vista e una Stranizia, e gli sviluppatori hanno dato come vera quella di Stranizia. Però qua ci sono delle cose un po' particolari, perché se noi utilizziamo il trucco e utilizziamo appunto questa Daniela, vediamo che lei non ha albero genealogico, non ha nessun contatto, nessun ricordo, il che cozza un bel po'. Invece la sua controparte di Bella Vista ha tutti i ricordi, in realtà si ricorda di tutti ed è perfetto così. E sono NPC in realtà, ragazzi, che girovano un po' per i nostri quartieri di The Sims 2, li possiamo utilizzare tramite i trucchi, ma dopo 5 minuti in teoria spariscono perché vengono contati come fantasmi senza tombe. Quindi in realtà si possono aggiungere alla famiglia con i trucchi, ma non ci possiamo giocare più di tanto. Però questo è un po' strano. E infatti anch'io, ragazzi, mi sono chiesto un po' la stessa cosa. Ho pensato, se la Daniela Alberghini di Bella Vista è quella vera e ha i ricordi all'albero genealogico, perché non è tornata a casa sua? In pratica si trova anche nello stesso quartiere della sua famiglia, non ha senso. E invece sono arrivato ad un'altra conclusione. Credo proprio che lei sia il clone e che la vera Daniela Alberghini sia quella di Stranizia. E ora mi spiego meglio. Credo proprio che il nostro clone abbia delle rotelle fuori posto, probabilmente un esperimento uscito un po' male, ecco perché non torna dalla sua famiglia, mentre la vera Daniela probabilmente è stata sottoposta a degli esami e ha praticamente perso la memoria. Sta cercando di uscire da Stranizia perché ci sono testimonianze di questo, ma non ci riesce. Quindi ho pensato a Daniela un po' come un clone, ma anche come una cavia, perché se ci pensate, su The Sims 4 vengono solo ingravidati gli uomini, quindi per gli alieni in teoria le donne sono qualcosa di nuovo, qualcosa da studiare. Che poi sia stato un rapimento per colpa di Don Lotario, le caliente, o magari una follia del marito che per il bene della scienza l'ha venduta, questo non è dato saperlo. Sta di fatto però che immagino che la vera Daniela Alberghini abbia subito davvero tantissime torture, mettiamola così, addirittura è stata privata della memoria e non si ricorda neanche dov'è e non riesce neanche ad uscire dal suo quartiere. Ma è viva, e questo è un dettaglio importantissimo, ragazzi. Alla base di quello che abbiamo detto, su The Sims 2 la nostra Daniela è stata rapita, non è stata uccisa, è stata torturata, probabilmente non riesce ad uscire da Stranizia, almeno in The Sims 2, poi vedremo in seguito cosa voglio dire, ma lei non riesce ad uscire da Stranizia, quindi sappiamo però che è viva, e questo è un dato di fatto. Ma ora torniamo un attimo a Maurizio. Sappiamo infatti che è uno scienziato pazzo, non sappiamo fino a che punto abbia sviluppato la sua scienza, non sappiamo neanche fino a che punto si sia spinto con le sue ricerche. Sta di fatto che alcune fonti dicono che in The Sims 2 è invecchiato perché ha bevuto tantissimo elisir di lunga vita. Sapete l'elisir che riporta la barra dei giorni dei Sim allo stato, come dire, primordiale, quindi in realtà toglie i giorni? Ecco, dicono che in realtà lui ne abbia bevuto davvero tanto e abbia avuto l'effetto contrario. Quindi io non escludo che abbia assorbito le tecniche aliene. Probabilmente, sicuramente così, lui è la chiave che ci farà capire in futuro tutto il succo della faccenda. Quindi teniamolo bene a mente. Ora ragazzi, spostiamoci un attimo dalle teorie, dalla storia, dalla chiacchierata che stiamo facendo. Pensate che questo è frutto di un errore. Infatti su The Sims 2 in realtà gli sviluppatori si sono dimenticati, pensate un po', di aggiungere Daniela Alberghini all'unità familiare. Quindi per riparare nei confronti dei fan hanno, come dire, aggiustato un po' il tiro facendo questa storia. Pensate un po' all'importanza di questo errore, perché ora questo ha determinato il successo del gioco. Se ci pensate, la famiglia Alberghini è qualcosa che spinge tutti i fan della serie a comprare gli altri capitoli. E se pensiamo che si tratta di un errore, ben vengano questi errori. Abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato forse fin troppo, ma finalmente abbiamo la nostra linea temporale. Abbiamo dei Sims 3 dove troviamo Daniela e Maurizio bambini, amici. Poi passano 25 anni, arriviamo a The Sims 1, loro sono sposati e hanno una bambina. Altri 25 anni, The Sims 2, la bambina è cresciuta, Daniela è scomparsa e hanno il secondo genito. La chiusura perfetta di un cerchio. In realtà no, ragazzi, perché mancano alcuni tasselli della storia prima di abbandonarci alle congetture e vedere un po' come includere The Sims 4 in tutta questa faccenda. Torniamo ora a Sunset Valley. Vi ricordo che Sunset Valley durante gli anni prenderà il nome di Bella Vista. Infatti ci troviamo 50 anni prima di The Sims 2. Qua abbiamo i nostri due bambini, l'abbiamo detto più volte, sono felici, sono amici, ma proprio qua ci stiamo dimenticando di un sim che io ho appena nominato e che in realtà è importantissimo, è la chiave di volta di tutto questo video, di tutta la teoria. Se noi infatti andiamo in The Sims 3 in una libreria e cerchiamo di comprare dei libri, spunteranno due libri un po' particolari. Il primo si chiama Dov'è Daniela? E voi direte, beh, che c'è di strano? Dov'è Daniela? Daniela è un nome comune, può essere Daniela Parisi, Daniela Palumbo, per restare in tema con The Sims 4. Ma il secondo libro è un po' più particolare, perché si chiama Omicidio a Bella Vista. E voi direte, com'è possibile Bella Vista? Ci troviamo a Sunset Valley, Sunset Valley prenderà il nome Bella Vista, sì, ma fra 50 anni. Quindi com'è possibile che ci sia scritto Omicidio a Bella Vista? Beh ragazzi, vi stupirò, perché l'autore dei libri si chiama Alessandro Alberghini.
E preparatevi, perché ora le cose si fanno decisamente più serie. Su The Sims 2, Alessandro Alberghini è un bambino. Sappiamo che non ha conosciuto la madre, sa la sua storia tramite i ricordi di suo padre e di sua sorella e studia in una scuola prestigiosa. Quindi mi viene da pensare che abbia seguito un po' le veci del padre, le orme del padre, magari non facendo proprio lo scienziato, ma avvicinandosi a quel campo lì. Quindi non escludo che magari sia entrato in contatto con qualche ricerca o qualcosa legata al nostro Maurizio. Probabilmente ha anche sfruttato le ricerche del padre, e vi dirò di più, non è stato neanche l'unico a farlo, e poi vi spiegherò meglio cosa intendo dire. Stiamo parlando della macchina del tempo. Se noi acquistiamo l'espansione Ambition su The Sims 3 è possibile utilizzare la macchina del tempo. Quindi mi immagino un Alessandro, giovane adulto o adulto, che abbia magari di nascosto utilizzato la macchina del tempo per spedire dei libri nel passato. Probabilmente l'ha fatto per avvisare sua madre, per avvertire sua madre di quello che sarebbe successo in futuro e salvarla. Non ci vedo niente di strano, seppur surreale. Fatto sta che a conti fatti non c'è riuscito, perché appunto su The Sims 2 Daniela viene comunque rapita, il che è un po' strano. Ma non è l'unica cosa, perché il mistero degli alberghini finisce così. Fin quando non pubblicano un nuovo DLC che si chiama The Sims 3 Laghi Lunari. In pratica si tratta di un nuovo quartiere, ma fidatevi che un quartiere bello strano, pieno di crateri, sembra quasi futuristico, è un po' strano. Molti dicono che sia la versione futura di Stranizia, altri invece dicono che sia un mondo parallelo o magari un nuovo pianeta alieno, chi lo sa. Sta di fatto che la particolarità di questo DLC, e di questo quartiere nello specifico, è che ci sono delle cupole. Cupole che sono in realtà un monumento a tutti i mondi esistenti, e c'è anche un cimitero. E sapete che tomba si può trovare a Laghi Lunari? Sì ragazzi, la tomba di Daniela Alberghini. Ora tutta la sua storia acquisisce un senso molto molto diverso. Infatti mi immagino che lei sia stata rapita dagli alieni, sia stata studiata, maltrattata, sezionata, qualsiasi cosa, e probabilmente morta nella Stranizia del futuro, o magari è stata trasportata a Laghi Lunari, che magari se non è Stranizia è un pianeta alieno, e lì è morta. E se noi proviamo a resuscitare quella Daniela Alberghini di Laghi Lunari, ovvero cliccando sulla tomba, verrà fuori qualcosa di strano. Infatti ci troveremo di fronte a una sim che è Daniela Alberghini, ma è bionda, è verde, è cadaverica, e gli sviluppatori hanno assicurato che lei è la vera Daniela Alberghini. Ora starete pensando che sono anche lontani i tempi di Don Lotario e le sorelle Caliente. In realtà non c'entrano niente con The Sims 3. Ci troviamo su The Sims 3, quindi che senso ha? Loro sono abbastanza giovani, probabilmente sono più giovani di Daniela e anche di Maurizio. Quindi che c'entrano con The Sims 3? Beh ragazzi, sono presenti tutte e tre in The Sims 3. Don Lotario si trova a Riverview, che è un altro quartiere che dovrebbe essere addirittura più vecchio di Sunset Valley. È un giovane adulto, e ha come particolarità una piccola citazione. Don si è risvegliato in un mondo completamente nuovo. Si ricorda di essere entrato in un teletrasportatore mentre diverse donne ridevano. Poi più nulla, finché non si è ritrovato qui. Beh, che dire, tutto quadra. In pratica le sorelle Caliente, quando hanno messo gli occhi su Maurizio Alberghini e sui suoi soldi, hanno pensato che Don Lotario, dopo aver fatto rapire Daniela, non servisse più a nulla. Quindi l'hanno messo nel teletrasportatore e l'hanno mandato nel passato. Tutto quadra. Ma le sorelle Caliente di Sims 3? Beh, anche loro ci sono. E sono presenti in un DLC che è possibile acquistare, che si chiama Barnacle Bay. Qua ragazzi ci troviamo di fronte a due sorelle Caliente un po' strane, un po' particolari. Infatti hanno l'una il carattere dell'altra. Non sembrano quasi neanche essere le sorelle Caliente di Sims 2. Il che è un po' strano, perché non è la prima volta che parliamo di sim identici ma con caratteristiche diverse, no? Così finisce la storia dei nostri alberghini. Macabra, sovrannaturale, probabilmente un po' particolare, ma come tutte le storie ha un inizio e una fine. Voi starete chiedendo, ma The Sims 4? Beh, che dire, gli sviluppatori hanno semplicemente detto che The Sims 4 è un nuovo universo, qualcosa da plasmare da capo, con citazioni e anche camei, anche sim, che hanno fatto la storia di The Sims, ma solo per i fan, quindi in realtà non hanno nulla a che vedere con i precedenti capitoli. E in realtà tutto quadra, ha un senso, se non fosse che con l'espansione di Alavoro qualcosa è cambiato, la mia convinzione è cambiata. E preparatevi ragazzi, perché ora cominciamo a fare delle teorie. The Sims 4 arriva il 4 settembre 2014, tutti felici, tutti delusi, in realtà ha diviso moltissimo la community di The Sims. Anch'io all'inizio non l'ho accettato, non accettavo il fatto che non avesse l'open world, la grafica era un po' strana, e ci è voluto un po' di tempo per abituarmici. In realtà ora mi piace un sacco, e come tanti altri in realtà ci giochiamo da quasi 4 anni ormai, 3 anni e mezzo. Quindi devo dire che il successo è stato assicurato. E come dicevo prima, anche qua troviamo gli alberghini, tutte e quattro, madre, padre, figlio, figlia. Lei è viva e vegeta, quindi in realtà se noi guardiamo anche le relazioni che hanno e anche l'albero genealogico, non c'è nulla.
Quindi ancora di più io continuo a pensare, come gli sviluppatori appunto hanno detto, che The Sims 4 sia completamente scollegato dagli altri. Abbiamo anche le sorelle Caliente e Don Lotario, ma anche loro non hanno nessun tipo di ricordo o nessun tipo di relazione. Quindi in realtà tutto fila. Se noi andiamo a Willow Creek vediamo un quartiere completamente nuovo. Io non ho trovato sinceramente nessun collegamento con il resto della saga. È un quartiere verde, un quartiere molto molto bello. Troviamo i nostri alberghini che vivono in una casa gotica, ma quello è una sorta di marchio di fabbrica. Però se devo essere onesto, davvero non ho trovato nulla che lo ricolleghi a qualcos'altro. Quindi in questo caso continuo a dire, come gli sviluppatori hanno detto, che The Sims 4 è completamente staccato dagli altri. Quindi mi è venuto naturale da pensare che in questo caso Daniela ha letto i libri scritti da Alessandro del futuro, è riuscita a non farsi rapire e quindi in realtà tutti vissero felici e contenti, ecco perché vive Vegeta. Magari hanno deciso di trasferirsi a Willow Creek per dimenticare Bella Vista e tutti i casini che hanno subito nella loro vita, quindi ci sta, sono andati a vivere in un altro quartiere. Però questo significa che ora non abbiamo più una timeline, non abbiamo più una linea temporale, ne abbiamo due. E questo, ragazzi, è davvero il fulcro di tutta la nostra teoria. Pensateci bene e tenete a mente questa roba. Dopo Willow Creek poi ho visto Oasis Springs. E qua ho cominciato a pensare a qualcosa. In realtà qualcosa mi è balenato nella mente. Ho guardato il quartiere e ho detto, beh, è desertico, ma l'ho già visto. È familiare, l'ho già visto. Ci vivono le sorelle Caliente e anche Don Lotario. Il che è strano, è molto strano. O per meglio dire, forse stranizia. Pensateci, tutto quadra, è molto molto simile a Stranizia, è lo stesso ambiente desertico e anche qua, come a Stranizia, avvengono i rapimenti alieni, avvengono anche a Willow Creek. Quindi il fatto che ci vivano anche le sorelle Caliente mi ha dato da pensare. E a questo punto, ragazzi, ci troviamo di fronte alla verità e la teoria è arrivata al culmine. The Sims 4 non è un'altra linea temporale, The Sims 4 è un universo parallelo. Ora, tutto quello che ho detto di The Sims 4 non ha senso, gli sviluppatori hanno semplicemente ragione nel dire che è un universo a parte, non abbiamo le stesse storie, le famiglie sono diverse, se anche sono quelle classiche, non abbiamo relazioni, non abbiamo ricordi. Allora, perché collegare The Sims 4 agli altri capitoli? Beh, la risposta si trova nell'espansione a lavoro. Devo dire che secondo me gli sviluppatori ci hanno messo lo zampino, riaccendere un po' la fiamma del mistero degli alberghini è stata una genialata. Infatti, nell'espansione a lavoro, se noi cominciamo la carriera da detective, sblocchiamo la libreria e voi direte che c'è di strano in tutto questo. Beh, c'è di strano che nella libreria è presente un articolo della scomparsa di Daniela Alberghini. E voi direte, ma come scomparsa? Daniela Alberghini non è scomparsa, è presente, vive a Willow Creek con i suoi figli, quindi in realtà com'è possibile? Ed è qui, ragazzi, che tutti i capitoli si uniscono. Com'è possibile dare credito a un'indagine di una scomparsa che non è mai avvenuta? Com'è possibile dar credito a due eventuali libri mandati dal futuro? Libri interessanti, per carità, scritti da Alessandro. Il primo, Omicidio a Bella Vista, parla dell'omicidio della madre, perché essendo scomparsa probabilmente la daranno per morta. Magari dentro c'ha scritto anche i nomi degli eventuali colpevoli, quindi le sorelle Caliente e Don Lotario. Ma come può un detective andare a casa loro e incolparli di qualcosa che non è successo? Altro libro, stessa storia. Il libro dice dov'è Daniela, quindi in realtà non si capisce neanche dove è andata Daniela. Quindi nel libro Alessandro cerca sua madre. Niente di troppo importante. L'unica spiegazione che do all'indagine, ragazzi, è che probabilmente il rapimento è avvenuto. E voi direte, ma allora lei non ha letto i libri? Probabilmente no. Probabilmente qua, in questo universo parallelo, i libri non sono mai stati scritti, non sono mai arrivati a Daniela. E quindi è stata rapita. A questo punto direte, ok, i libri non sono stati scritti, non sono stati mandati, lei non li ha letti, è stata rapita, ma allora chiediamoci tutti, com'è possibile che nei Sims 2 il marito che era lo scienziato, la polizia, qualsiasi persona nella faccia della terra non è riuscita a trovare Daniela, che quindi è rimasta stranizia, e qua in The Sims 4 l'hanno trovata così in tempi brevi? Non credo che gli sviluppatori abbiano fatto i sim di The Sims 4 più intelligenti degli altri. Noi sappiamo da The Sims 3 che Alessandro Alberghini ha mandato i libri attraverso il teletrasportatore e l'ha fatto per non sconvolgere lo spazio-tempo. Infatti, se guardiamo qualsiasi film, telefilm, eccetera, pensiamo alle conseguenze di un viaggio nel tempo. Pensate anche al fatto che magari la nostra Daniela bambina si sarebbe ritrovata un ragazzo davanti che le avrebbe detto «Ciao, io sono tuo figlio, vengo dal futuro e probabilmente ti ammazzeranno gli alieni». Insomma, non sarebbe proprio il massimo, eh? Quindi, se i libri non sono stati scritti, com'è possibile risolvere il mistero di Daniela Alberghini? Beh, io mi sono dato una spiegazione. Probabilmente si tratta di un Alessandro più adulto, un Alessandro un pochino più maturo, un Alessandro che decide di stravolgere lo spazio-tempo, tornando indietro, aiutando i nostri detective, magari sotto falso nome, cercando appunto di aiutarli, dicendo dove, come, perché
sua madre sia sparita. Se penso a tante possibilità, non vedo un Alessandro che sia tornato prima del rapimento. Pensate un po', mettete caso che ora mi alzi e vada dai carabinieri e dica: salve, fra 2 anni Pinco Ponco verrà rapito. Probabilmente mi porterebbero alla neuro, probabilmente lo farebbero anche per molto poco, ma non è questo il punto. Quindi è più plausibile pensare che Alessandro sia tornato nel passato durante il rapimento, quindi dopo il rapimento, e sia stato lui la chiave per trovare sua madre. Quindi non ha scritto i libri, ma stavolta è riuscito a salvarla. Si tratterebbe di un Alessandro che ha scoperto che Daniela è morta in laghi lunari. Si tratterebbe di un Alessandro che in ogni caso non ha stravolto lo spazio-tempo, perché sotto falso nome è stato visto solo dai detective, non dai suoi familiari, quindi in realtà non è stato distrutto nulla. Questo è molto molto più plausibile, probabilmente la soluzione migliore. Quindi ora abbiamo trovato la quadra, resta solo da capire perché gli alberghini e Caliente qua non si conoscono. Beh, la risposta c'è, ragazzi, è abbastanza sconvolgente. Se vi dicessi che le sorelle Caliente di The Sims 4 sono le stesse di The Sims 3... uguali d'aspetto ma diverse nel carattere, avete già capito cosa voglio dire. Sì ragazzi, le sorelle Caliente di The Sims 4 sono dei cloni e probabilmente le vere sorelle Caliente si trovano probabilmente in carcere, visto che Alessandro ha aiutato la procura a risolvere il problema della madre, o magari non si trattava di loro, magari non sono state loro a rapire Daniela, ma credo che quello sia un dato di fatto. Mettiamola così, probabilmente è più facile pensare quello, altrimenti ci sarebbero 2 coppie di sorelle in giro per il mondo. E infatti, nell'universo di The Sims 4 non hanno conosciuto Don Lotario, loro non hanno nessuna relazione, per puro caso sono riuscite a viaggiare nel tempo e tornare a Oasis Springs dalla nostra Barnacle Bay di The Sims 3, e per puro caso lui si è innamorato di loro, il che potrebbe essere un filo conduttore del fato, una sorta di coincidenza. E se ci pensate, non sono le stesse di The Sims 2 perché hanno una madre diversa. Infatti, la loro madre è Katrina Caliente, che a questo punto vedo come un esperimento alieno, un qualcosa che abbia preso 2 cloni sotto la sua ala, e probabilmente loro la considerano loro madre, ecco perché c'è questo legame, ma non è in assoluto imparentata alla famiglia Caliente. Quindi in questo universo parallelo in pratica le colpevoli sono parzialmente le sorelle Caliente, ma Don Lotario non c'entra niente, infatti non si è neanche invaghito della nostra Daniela, non si conoscono proprio, quindi in realtà è davvero un parallelismo, un qualcosa di diverso se anche nella stessa linea degli altri. Quindi per terminare questa enorme teoria, ragazzi, possiamo arrivare alla conclusione e dire che il nostro The Sims 4 non è altro che un universo parallelo che si trova dopo The Sims 3, The Sims 1, a cavallo del 2, o probabilmente forse un po' come dire che è una sovrapposizione del 2. Se ci pensate, The Sims 2 e The Sims 4 hanno tantissimi dati in comune, hanno le stesse espansioni, hanno le stesse caratteristiche, quindi perché non pensare a The Sims 4 come un eventuale The Sims 2 alternativo? Quindi che dire, ragazzi, abbiamo detto tantissime cose, abbiamo studiato un po' di storia di The Sims e devo dire che mi è piaciuto tantissimo informarmi, andare a vedere, ricordare quello che ho giocato durante questi anni, e davvero la soluzione che mi sono dato è che The Sims 4 sia un The Sims 2 modificato, mettiamola così, su un'altra linea temporale. Spero che durante le prossime espansioni rimettono un po' di fuoco, rimettono un po' quelle scintille che ci riportano magari agli alberghini, perché vorrei vedere un po' di sviluppi, magari qualche altra roba un po' strana, e sarebbe bello nei confronti di noi fan che seguiamo la serie da 20 anni e magari anche per le nuove generazioni, quindi per i nuovi giocatori. Beh, che dire, ragazzi, io direi che per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, magari confrontiamoci con altre teorie, magari avete una soluzione alternativa. Detto ciò, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti!